Come registriamo le prove nella maniera più veloce ed efficace possibile e con una qualità buona? Ve lo faccio vedere stasera che siamo riuniti in sala prove perché siamo in un periodo in cui stiamo scrivendo a raffica nuove canzoni. Abbiamo già fatto in realtà un video in cui vi raccontavamo come registravamo appunto le prove in presa diretta, ve lo lascio qua, però è giusto fare un aggiornamento a quel video perché sono cambiate parecchie cose e abbiamo cambiato il modo di registrarci. Abbiamo un setupino che, grazie a quel mixer laggiù, rimane sostanzialmente invariato e possiamo replicare ogni prova semplicemente attaccando il PC al mixer. Ma adesso vi faccio vedere un po' cosa stiamo facendo? Vi facciamo sentire qualcosa in anteprima, dopo vi parlo dettagliatamente del routing del segnale e secondo me dei vantaggi che offre questo metodo e vi faccio ovviamente, vi facciamo sentire anche la qualità finale di una presa diretta in sala prove. Iniziare il video, Andre, cosa devono fare i nostri amici? Dovete mettere un bel pollicione e iscrivervi al canale. Perde slancio il ritornello fatto da Bosso. Cioè, il bridge te lo lancia parecchio il ritornello. Ma secondo me è che lì, cioè, se io continuo a dire, secondo me quella roba deve essere diversa. Ma quindi, cos'è che ci ha svoltato in sala prove la registrazione delle prove? Sostanzialmente lui, mixerino digitale della Behringer, che ci permette di registrare tutto in presa diretta e a tracce separate. E ve lo faccio vedere qui. Vedete, queste sono le tracce separate degli nostri strumenti, quindi mi permette di fare un mixaggio, poi quando sono a casa e inviare agli altri la traccia. Cioè, nel senso, magari poi ma mi viene. secondo me sì, ma infatti secondo me è una questione di sensazione, cioè di arrivare. È per quello che ti dicevo, la sensazione dell'altra volta è che lì è che come abbiamo fatto adesso ero proprio, cioè era mi sentivo Sì, ci figo. arrivavi. Cos'altro ci permette di fare di veramente figo? Ci permette di utilizzare tutti gli in-ear monitor. Tra l'altro, avendo 6 uscite aux, possiamo avere addirittura un ascolto separato, ognuno si ascolta ciò che vuole più dettagliatamente. Ad esempio, a Henry non gliene frega un c***o di ciò che suona ronco e Henry vuole sentire solo se E stesso. quindi mi sono comprato anche un bel trasmettitore e ricevitore in-ear. Andate a vedervi il video dove vi spiego perché è figo. Comunque a me la voce di Henry invece interessa, anche se lui non mi vuole. Questa è una storia Te la d'amore ricordi fallita. quell'estate a Rimini? Le nostre tenance bevute su una sedia di Vimini. Non c'era niente che ci poteva fermare. Non c'era niente, non
non c'era niente che ci poteva cambiare. Te li ricordi i dischi dei ministri, notti passate a parlare della musica popolare. Quindi questa che avete sentito è la qualità che effettivamente riusciamo a tirare fuori da una presa diretta fatta qua in questo spazio, che grande in realtà non è. Detto ciò, ovviamente, per tirare... Che cazzo ridete? Che grande, grande in realtà non è. Che grande in realtà non è. A few inches later. Adesso però vi faccio vedere carta e penna esattamente qual è il nostro setup, che non smuoviamo mai, a meno di non dover smobilitare gli ampli e la batteria per, insomma, andare a suonare fuori. Sostanzialmente noi rimaniamo sempre così, con gli ampli più o meno microfonati e tutto già cablato, ma adesso ve lo faccio vedere meglio su un foglio di carta. E 15 16. E quindi eccoci qua allo spiegozzo. Allora, sostanzialmente questa è la nostra sala prove, con batteria, ampli da chitarra 1, ampli 2, ampli da basso. Qui giù dietro la batteria c'è il mixer. Cosa succede? Il basso è collegato tramite la DI al mixer, l'amplificatore è microfonato, l'altro amplificatore anche lui è microfonato, la batteria ha due microfoni, uno che è quello della cassa e due è un microfono che prende un po' tutto. Ho fatto un video, ve lo lascio qui, su come microfonare la batteria, e poi ce n'è anche uno per il rullante. La voce di Henry, anche lei ovviamente, è collegata al mixer, e anche la batteria ha una voce. Quindi abbiamo questi canali che confluiscono tutti nel mixer. Dal mixer noi facciamo partire anche l'ascolto monitor verso batteria, verso Andre al basso, verso Nicky alla chitarra e verso Henry alla voce. Infatti in sala prove abbiamo completamente eliminato le casse, in modo da evitare anche rientri che non sono buoni per le registrazioni. Attaccato al mixer ovviamente c'è un computer dal quale noi riusciamo a registrare la prova. Quindi, collegando questi 8 microfoni al mixer, riusciamo a gestire sia gli in-ear monitor che mandare tutto a Logic, con il quale registriamo la prova. E questo è sostanzialmente il settaggio che abbiamo in sala prova. Quell'estate a Rimini, le nostre tenenze bevute su una sedia di Vimini. Non c'era niente, non c'era niente che ci poteva fermare. Non c'era niente, non c'era niente che ci poteva cambiare. Te li ricordi i dischi dei ministri, notti passate a parlare della musica popolare. Non c'era niente, non c'era niente che ci poteva fermare. Non c'era niente, non c'era niente che ci poteva cambiare. Se vi interessa un video più specifico su come microfoniamo gli ampli, perché sono messi così, perché i microfoni sono messi così, scrivetelo qua sotto nei commenti e cercheremo di fare un video ad hoc. Se noi siamo ancora qua, passano le ore, passano i giorni per pagare. Questo è il modo in cui noi nel 2024 stiamo registrando le nostre prove e i pezzi che stanno nascendo qui in sala prova. E è il metodo, a nostro avviso, più economico, più efficace e anche più veloce, perché sostanzialmente è tutto già montato. Noi arriviamo, iniziamo a suonare e facciamo rec. Ci sembrava giusto
ci sembrava giusto aggiornarvi, visto che il nostro setup di registrazione in sala prove è cambiato e crediamo che al momento questo sia il metodo più efficace e più economico. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un bel like a questo video, ma soprattutto di iscrivervi al canale, perché questo ci supporta molto. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao da me e da tutti loro. Passano i giorni, le settimane sembrano